di noi è programmato per aver paura solo in pochissime circostanze, cioè quando c'è un pericolo fisico immediato e basta. Finito il pericolo fisico immediato, paura se ne va. Tutto il resto sono paure infantili. Un bambino di 2-3 anni. Se però diamo valore a quelle paure infantili, poi non dobbiamo mettere al mondo anche dei figli, perché se no dei bambini mettono al mondo degli altri bambini. Dopodiché, bambini educati dai bambini diventano bambini al cubo, poi bambini al triplo, poi alla fine diventano i bambini che vanno a dirigere i governi, ma sono ancora bambini perché hanno paura della loro immagine. Tutto quello che vediamo nella politica non è che una conseguenza di questo disastro che la psiche umana sta diventando. Ora, non so se sarà venerdì o sabato, oppure lunedì o martedì, ma un momento improvvisamente ti accadrà qualcosa che non puoi sapere come accadrà. Accadrà in modo del tutto imprevisto, perché solo da lì, attraverso una fessura della corazza psichica che hai formato, improvvisamente verrà fuori un flusso basaltico, col quale non si scherza. Flusso basaltico. È talmente potente che ti produce il risultato. E quando hai fatto quel passaggio, allora tutta la tua vita è cambiata. È cambiata, basta, finita, tutto diverso. Tutte le tue memorie inconsce, tutte le storie che ti eri raccontata, che sono tutte vere, sono negli archivi della memoria che il tuo cervello può mantenere quante come vuole, così come ci sono gli archivi della Shoah, ci sono gli archivi della storia. Ma noi possiamo non riprodurre la Shoah, semplicemente sappiamo che c'è stata. Ma è possibile non riprodurla tu lo stesso nel cervello, ci sono gli archivi della memoria dove è immagazzinato quello e quello ci rimane, non è che se ne va. Però tu puoi attivare le zone del cervello fuori da quegli archivi e essere totalmente nel qui ed ora. Questo è l'ipnosi, in senso di risveglio. Questa è l'unica ipnosi che vale la pena di fare. Questa è la vera. Paf, improvviso, toc, sono libero. Libero, certo. Perché se non sei libero, libero da cosa? Dalla paura. Questa è la cosa fondamentale. Se fai così vuol dire che hai paura. È venuto al mondo, cioè è venuto per dirci questo. Paf, aprite. E infatti diceva guai ai tiepidi, guai ai tiepidi. Ecco, tutto il messaggio della Angela è questo, guai ai tiepidi. Totale, totale, senza mezze misure. Quello vi darà la forza. Non potete sapere cosa succederà, nessuno lo sa. Però vivere coperti dalla paura non è vita. Di quella sera, quando una persona vive così, sarà triste, di fondo, non è più vivo, è semimorto. I bambini sono svegli, guardateli, guardate gli occhi quando sono piccoli, guardateli quando hanno 10 anni, guardateli quando hanno 20. Morto. Torniamo a quel momento magico. C'è un momento di libertà in cui ti svegli, poi ti riaddormenti. L'inconscio sociale fa di tutto perché ti riaddormenti. Perché le persone sveglie sono pericolose per l'inconscio sociale, perché creerebbero un mondo completamente, ma completamente diverso. Questo è il nuovo mondo. Non è una piccola riforma della scuola, o un piccolo ritocco nei programmi universitari. No, è completamente diverso. Non ci sarebbero più le lezioni che ci sono oggi, non si parlerebbe più della psicologia come se ne parla oggi, sarebbe tutto diverso. Questo è il nuovo mondo che vi aspetta, che aspetta tutti. Le risorse sono come la lava nel centro della Terra, non finiscono mai, sono sempre lì. Prima o poi generano un vulcano, generano una spaccatura, generano qualcosa e lì è un momento magico, che però riteniamo un momento pericoloso e quindi subito lo copriamo. Perché l'inconscio sociale ci fa fare questo, ci tiene tutti bloccati.